Una bella giornata di festa con il Giro e a Faenza in partenza. Sì, una bella giornata di festa legata alla bicicletta. La bicicletta ha molto a che fare con la nostra città, è un pezzo, diciamo, del nostro immaginario. È la bicicletta che usano i faentini tutti i giorni, è la bicicletta che i grandi campioni faentini hanno guidato in giro per l'Italia e per il mondo. È uno strumento che tiene insieme sostenibilità, sport, turismo, cultura di una territorio, di una comunità. Siamo molto legati alla bicicletta, abbiamo deciso di metterla al centro della nostra vita anche amministrativa e in questo contesto abbiamo deciso di ospitare alcuni eventi importanti. Oggi le gare di e-bike, quindi la bicicletta elettrica che ha a che fare con la sostenibilità, con un'idea di sviluppo. Dall'altro oggi pomeriggio passerà il Giro d'Italia dal nostro centro storico e poi il campionato nazionale di ciclismo a giugno. Quindi diverse iniziative che ci servono proprio per portare il dibattito in mezzo alla città, sapendo però che per noi la bicicletta è, diciamo, un tema che ha a che fare con la quotidianità, non solo con i grandi eventi, ma i grandi eventi ci servono per riaffermare i valori che stanno dietro al mondo della bicicletta. Patrone principale di questa iniziativa faentina è Caviro, un importante evento per Faenza e con uno sguardo naturalmente all'ecologia. Caviro è un'azienda faentina fin nel midollo, perché oltre 50 anni fa è nata Faenza e quindi ha aderito immediatamente con entusiasmo a questa chiamata. L'ecologia è nel nostro midollo e per questo motivo, pur essendo oggi una realtà diffusa in oltre 70 paesi, la prima filiera vitivinicola nazionale, ma abbiamo voluto inserirci in questo evento dove l'energia è sia umana che anche prodotta. Noi produciamo energia da fonti rinnovabili, produciamo servizi per l'ambiente anche, e per questo motivo ci siamo avvicinati ancora di più e ci riteniamo più compatibili di quello che è normalmente una classica sponsorizzazione con questo evento. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e andiamo! Quinta tappa, Faenza Cattolica, 90,6 km da percorrere, 9 team per Giro e 2021. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao! Attenzione che passeranno tutte le auto. Cominciamo a vedere l'auto del direttore Roberto Sandemar, vediamo la scena.